colpa dello smog. Se lavoro adesso non ce l'ho, son disoccupato. Cassa integrazione per la crisi, la paranoia ormai ce l'ho. Siamo tutti pazzi, masse multimediali, ma sperimentali, che vogliono lavorare solo di pensieri, solo mezzi lavori, senza mani sporche. Se domani mi gira, faccio l'arrotino. Donne, è arrivato l'arrotino. E l'ombrellaio, è arrivato l'arrotino. L'arrotino. Donne, è arrivato l'arrotino. Oggi a tentare evasione, a parte che è l'ottava puntata, vero? Tutte serie oggi, tutte serie impettite, parleremo, ferme con ste mani, parleremo del traffico. Ecco, appunto, traffico, un problema che attanaglia la nostra città, e ferme un po' con ste mani. Primo collegamento, vai. Consueto appuntamento con l'arte, con la cultura e non solo, Teatro Manzoni in Roma, dove c'è il maestro Flusso d'Amore. Maestro, buonasera! Buonasera a voi, signori! Come va, maestro? Ah, bene, bene! Ancora una volta un onore per noi, perché l'argomento del giorno... Avete ragione, che onorato. Ci ha preparato qualcosa di carino. Sì, l'argomento del giorno so che è il traffico. Esattamente, esattamente. E io, pensando al traffico, penso al mio paese dove non c'era nulla di traffico. Bene. Ho nostalgia di quei tempi. Che bello, non che c'era bello. Nulla. Nulla, nulla, nulla. Nulla. Che posso andare? Prego, declami. Maestro, mi può mandare il tappetino? Sempre il tappetino, maestro. Benissimo. Quanto è bello il mio paese sotto un cielo di turchese. 10 case sparse intorno, ma non c'è nemmeno un forno. C'è un abete gigantesco ai cui piedi si gode il fresco. Proprio lì mi sono sdraiato. Non ci avevano maestro, scusi. Il paesaggio fa incantare, ma non c'è neanche un bar. Tanta gente per la via, ma sì, non c'è una pizzeria. Sotto un cielo che si staglia ci sta un asino che raglia. Raglia al sole, raglia i tuoni, rompe tanto no! Lì con... l'avevo già capito, sì, appunto. C'è un aguzzo campanile, mi ricordo fu d'aprile, un parà il più sfigato e con le chiappe ci ha atterrato. Ma è maestro, C'è una chiesa col sagrato, sì, e di fronte un grande prato dove giocano i bambini. C'è la gatta coi gattini, c'è la pulce coi pulcini, c'è la lupa coi lupini, c'è la mula coi mulini e c'è una pompa. No, l'abbiamo afferrata, sì, ok, c'è, sì. Penso spesso al mio paese sotto un cielo di turchese. Penso ai bimbi, penso al forno, alle case sparse intorno. Io ci penso tutto il giorno, ma col cazzo che no, ci no, torno. Maestro, vabbè, salutiamola, però mi raccomando, inchino, sì, alla prossima. Grazie, grazie a lei. Marco, Ilaria, sì, siamo fuori onda, c'è un collegamento. Non lo so, guardate al monitor, Claudio. Sì, puoi vedere. Sì, dai, lo guardo da qua, dai. Ok. No, fermi, fermi. Oh, no, 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 questa che c'è? No. Claudio, ma la stoppa, peccato, per ci favore. Ma madonna, abbiamo urgenza. Sì, no, ciao, ma no, ciao. Ragazzi, non è bella per te, Ciri. No, bella per te, un cazzo. Per favore. Come te butta, Ciri? Stirlani, stoppiamo sto collegamento. No, ma chi è favore. Stirlani? È il nostro regista, ma che se vuoi? Ma che vuoi? Sto qua, Ciri, cioè, mi sta a vedere. No, non ti voglio vedere. Ti sto vedendo, ma non ti voglio vedere. Perché me lo vedete, Ciri? Perché che cosa vuoi? Che c'entri? Ma come che voglio? Scusa, argomento del traffico. Eccomi qua, parliamone. No, non ci sono argomenti del traffico, non c'è niente. No, no, l'argomento d'oggi è del traffico. Guarda che io c'ho informatori, state zitto, so tutto. Ma quali informatori? Ma come fai? C'è
da Jason. E che cosa? Ho insegnato Jason che vi seguo comunque e mi dicendo piazzate le telecamere, io mi propongo, eccomi qua. No, vabbè, vabbè. Ciao, certo. Girita, che parliamo? E di che parliamo? Tu ci devi lasciare in pace. Oggi no, 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 tu mi devi lasciare in pace a me, perché io il traffico non lo sopporto più, me ne voglio andare da qua, hai capito? Sì, e che dove vorresti andare? Per esempio. Voglio andare in un posto isolato. Isolato, vattene in campagna, ma non ho capito. Ho detto isolato, non ho campagnato. Isolato, voglio andare su un'isola. Ma fa pure la spiritosa, ma ancora con questi. Ma presenti 30 franchi. Basta con questo discorso di 30 franchi, Chiara, per favore. Ma perché basta? No, ho capito, quello se le ripassa tutte non ci posso andare a pulire. Oh, la ripassa tutte, ma come ti permetti? Ma sei... Ma il porno divo. Beh, che, ma che... Ma se le ripassa. Ma oh, Chiara, per favore, su, ma sei, ma sei pure una scusa. Bambina, su, dai. Ma no, io voglio fare esperienza, Ciri, a me mi serve, capito? Mi serve un uomo che mi fa fare esperienza. Ma perdonami, ma tipo, ti sei innamorata di 30 franchi? Come hai detto, scusa? Ti sei innamorata di 30 frange? Ma essere efficienti! Ma te pare a me mi piace uno così, e dai, no? Ma allora perché vuoi andare sull'isola? Ma proprio tutti... perché non mi piace, sennò poi mi innamoro. Invece quello mi fa fare esperienze, capito? Ma tu sei ma che è sto gesto? Ma che è sto gesto? E io vado pronta per il mondo civile, capito? Ma che è sto gesto del mondo civile? No, ma per favore. Qui non è che ho fatto niente. Senti, Claudio, no, interrompiamo. Chi è Claudio? Dai. Sto Stirlani. Sì, mamma esatto. Mamma mia, Stirla, ma via a lavorare a posto di Ciriaci. Sì, vabbè, vabbè, no. Vabbè. Chiara. Se non mi piano a me, scusa. Chiara. Ma che basta. Basta. Che hai fatto sabato sera? Sono andata a mangiare fuori con mio ragazzo, un posto bellissimo. Ma dai! Eh sì, è solo che ci hanno messo il tavolino vicino al camino acceso. Un callo. E che vi siete fatti portare? È due asciugamani. Videochiamata in linea! Quindi un collegamento con il centro di Roma per un argomento che attanaglia un po' le problematiche, quelle della nostra città. Da sempre il traffico. E no, mica si può fare così, Ecco. E no, mica si può fare. Ah, però, c'è. Sì, sì. Alvaro. Di lavorare. Ma che sta facendo, Alvaro? Di lavorare. Oh, mica puoi entrare là, c'è senso di vietato. Sì, vabbè, vabbè, ragazzi. E non lo vedi, signora, su strisce. E andiamo. Bello, no, guarda. Alvaro. Fammi qua, te sei in contravvenzione perché venendo dalla zona 1 ti incanalavi nel settore B, tassativamente vietato nei giorni dispari, contravvenivi pertanto al codice 502, 407, 292 del codice civile, sono 75 euro e 32 centesimi, mi pare. Sì. Ma che fa? Ma che sta facendo? Era un pezzo di febbre di cavallo. Certo, ma lei è un delinquente, lo sa? Oh, vabbè, lo senti, fammo se capisci. E fammo, ma che è davvero di davvero? Ma che fa? E questo è il cappello di mio zio che sta in pensione, vabbè. Ma non si può. E se diamo di organizzare noi. Ho capito, Alvaro, ma su. Stanno tutti quanti in malattia, vigili, che fai? Vabbè. Questo... E gente si passa di qua, di là, di qua. Questo è un problema serio, Alvaro, non si può giocare su queste cose. È un problema serio veramente. Poi Roma dai. Così, trattata così, mi dispiace proprio. È vero, è Roma vero. Roma città eterna. È vero, sì. Ma questo è un problema di tutta Italia, le grandi città, le grandi metropoli. Ma Roma di più. Perché? Perché noi di Roma non è che ci va tanto di fare le cose, no? Questo lo sappiamo. Roma è la città eterna non perché abbiamo fatto chissà che. Perché? Proprio perché non abbiamo fatto niente, sta la fine, lascia fare, non la tocca. Eccola là. La buca a Roma viene rispettata. Sì, Lascia fare quella e non la tocca. Cioè, ecco. Quella fa da sola. Lascia fa quella piano piano, si piove e diventa la metro C. Certo. Ci basta una fa prima lei, dammi retta. Certo. Con tutto sto smog mi viene pure di tossire. La vedo. Oh, guarda, fammi dire una che c'è sta rotatoria là che è un macello, Sì, mi raccomando però, con quel cappello, lei non può, lei sta fa... Vabbè. Oh, io sono esercizio delle funzioni mie e dei miei cugini, vabbè. Ha studiato, E sta a pensione, purello, e tocca dargli di mano. Certo. Tocca aiutarsi tra di noi. Vabbè. Fammi dire una. Ah signora, ancora lei! E ci stanno striscio, capito? I giorni passano, più passano e più diventa Vix, ma la fame incombe, sì. Sto parlando di lui, l'isola! Franco 30 frange, vai! Franco sei in collegamento? 30 frange, che gesto sta facendo? Che cos'è? Afferra. Sì, lo sapevo, ma sì, si può sapere cosa afferra? 30 frange. Argomento, l'argomento del giorno, il traffico. Bravo. Ormai è alla grande lei. Come va? Tutto bene? Come va? Ma avete venuto qui sull'isola Pedorana? Ma quale isola Pedorana? Ma perché? Per budget. Ah, colpa del budget. Il budget che ci abbiamo sì. È come un parcheggio per centro di Roma. Cioè? Inesistente. Ma per favore, 30 frangio, su, dai, Che poi a me manco, mi piace guidare, l'ho fatto bene a mandarmi qui. Perché io odio guidare, perché io sono un patentato
Super dotato! Super dotato, 30 frange, su! No, 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 super dotato! Super, da tanto che guido, ma ancora c'ho la pita dietro! Ah, principiante! No, pippa! Ma pippa, io la metto! Oh, io quando guido, sì. No, quando guido, mi metto la cintura, sì. Mi metto l'auricolare, sì. Mi metto il giubbetto fosforescente, sì. Oh, quando parto sembro San Gennaro, lo giuro! Vabbè, però la patente l'ha presa la patente. Aspetta, mi metto a distanza di sicurezza, no? Certo. 20 metri. Sì. Mi sorpassano? Mi sì. rimetto a 20 metri. Sì. Mi sorpassano? Mi rimetto a 20 metri. Beh, giusto. Oh, dopo mezz'ora stavo ancora sotto casa. Certo. Vabbè, comunque, dicevamo. Poi, però, l'ha presa la patente. L'ha presa perché mi ha costretto mio padre. Ah, mi ha detto di mio padre, ma cioè io non la voglio via. Dico, perché ho la testa tra i nuvoli. Sì. E lui mi fa, dice, non il brevetto da pilota, ma qualcosa di via. Insomma, ho preso la patente. Sì. Dopo un giorno non me la so persa. Addirittura, che peccato. Ho dovuto fare la denuncia dello smarrimento. Certo, la denuncia di smarrimento. Ma la so persa quattro volte. Certo. La quarta volta il maresciallo me la menà. Ci credo. Mi ho detto, maresciallo, non si preoccupi, non la perderò mai più. Bravissimo, 30 frange, bravo. E il giorno dopo non mi perdo la denuncia. Ho dovuto fare la denuncia dello smarrimento, dalla denuncia dello smarrimento della patente. E il maresciallo? È andato in Afghanistan. Capito? Hai capito? Vabbè, complimenti perché sarà l'unico comunque. Io non ho mai preso una punta però. Sì. Anzi, a dire la verità, ne ho presa una. Ah, e per colpa di chi? Dell'Annea. La tartaruga. Stavamo sulla Salerno-Reggio Calabria. Sì. Oh, ma Annea era l'unica che viaggiava a 70 all'ora. Capirai. Hanno riempito le foto l'autovelox. Sì. Si saranno ridestati dal letargo sulla Salerno-Reggio Calabria. Gli hanno fatto tante foto, quindi. Tante, tantissime. Gli hanno fatto un book. Ah, sì. Un book piccolo. Sì, sì, immagino. Abbiamo capito. Tra l'altro, vabbè, basta, no? La salutiamo. Afferriamo, afferra. Donato. E niente, sto a combattere con quelli della CIA. No, qua la CEA, la CIA, perché qui solo quelli della CIA possono trovare dopo tre giorni sta fuga di gas. Sanno dove mette mani. Scusa, se posi quel reperto e prendi il piccone in mano, mi sa che fai prima, ho capito, ma non è che te lo posso dire io. A me mi ammazza solo, mi ammazza. Lo dice uno, dice due. Volete inviare un messaggio alle ragazze del tentato evasione? Io sono Giulia. Buona! Ah, mo è buona. Mo è buona! Voi che? Buona. Certo che è buona. Molto buona. Io sono Romina. Io sono Anastasia. Yeah.